Lecce perde male a Cremona, prima giornata da incubo, Pecchia batte Baroni 3-0. Virtus Francavilla, successo in Coppa, Taranto battuto nel derby, decide la doppietta di Maiorino. Il Brindisi presenta il nuovo sponsor di maglia e continua a lavorare in ritiro in vista della prima amichevole domani pomeriggio alle 16:30 con il Città di Isernia, diretta su Antenna Sud 85. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento pomeridiano con l'informazione interprovinciale, informazione sportiva ovviamente. Iniziamo a parlare del Lecce, ma prima del Lecce andiamo a vedere la nostra copertina. E sì, perché ieri c'è stata questa prima domenica per il Taranto, la Virtus e proprio il Lecce, il nostro racconto nel commento di apertura di Giuseppe Andriani. La prima domenica esulta la Virtus, il Taranto è momentaneamente rimandato a settembre, il Lecce trema, Baroni scopre una squadra timida, a lungo incapace di creare pericoli quando la Cremonese fa sul serio e alza il ritmo. Una squadra ordinata, quella di Pecchia, a tratti anche quella di Baroni, che poi però si perde sul più bello, dopo essersi vista annullare persino la rete del vantaggio per fuorigioco. Tre schiaffi, ma ha ragione il mister, meglio prenderli ora che più in là, a patto che questo sia un segnale da raccogliere per società e dirigenza sul fronte mercato e per l'allenatore sul fronte tattico. Qualche soluzione a gara in corso intriga, ma è ancora presto per le bocciature in tutti i sensi. Non è bocciato ovviamente il Taranto, che ancora ha bisogno di lavorare e che riscopre a Francavilla la durezza di una C ostica, burbera, meno della D sì, ma anche un po' più tecnica. La Virtus vince ritrovando, a proposito di tecnica, un Maiorino che dopo una preparazione fatta come si deve può tornare a essere un fattore, e lo ha già dimostrato contro la propria città. La prima domenica è stata questa, ma Lecce a parte, siamo ancora agli antipasti, con calma. E come avete sentito, dunque, una giornata da incubo, quella per il Lecce che stecca ed esce dallo Zini con tre reti incassate, ma quel che desta preoccupazione è proprio la prestazione della squadra che non è mai riuscita ad entrare in partita. Matteo Bottazzo. Stecca la prima e Lecce esce dallo Zini con tre reti incassate, ma quel che desta preoccupazione è la mancata reazione dopo lo svantaggio. Per la prima in campionato Baroni sceglie di schierare il tridente di lusso composto da Strefezza, Coda e Olivieri. Pecchia invece punta sull'eterno Ciofani, supportato da Baez e Zanimacchia. L'avvio è di Marca Lombarda al secondo, buon aiuto, conclude una bella ripartenza con un tiro da 30 metri che si perde non lontano dall'incrocio dei pali. La risposta del Lecce è in una scorribanda di Strefezza sulla destra che serve Coda, ma Carnesecchi è bravo e fortunato e chiude la porta. 10 minuti più tardi Ciofani e Valzania dialogano in avanti, la conclusione però è debole e fermata da Gabriel. Al 18esimo è il Lecce a trovare la via del gol con Olivieri che brucia la difesa avversaria con un tocco sotto porta, ma il centravanti giallorosso è in fuorigioco, come certificato dal VAR. Nella ripresa, alla prima occasione, sono i padroni di casa a passare in vantaggio. Dopo un calcio di punizione ribattuto dalla barriera, la palla termina sui piedi di Valzania che con il destro trova l'angolo giusto per superare Gabriel, incolpevole nell'occasione. La mossa di Baroni dopo lo svantaggio è inserire Paganini al posto di un avulso Blen. Al 60esimo arriva il 2-0, ripartenza di Baez che vince un rimpallo, si presenta davanti al portiere, colpisce il palo, il primo però arrivare sulla ribattuta è Buonaiuto che disegna una parabola meravigliosa e firma il raddoppio. Il Lecce non è più in partita e al 65esimo incassa il terzo gol, ancora in contropiede, dove saltano le coperture preventive e la Cremonese affonda con Valeri che sotto porta firma il gol dell'ex e del 3-0. È il gol che di fatto chiude la partita rispetto alla gara di Parma, sembra involuto e Lecce serve cambiare registro in vista dell'esordio casalingo in programma domenica al Via del Mare contro il Como. E vediamo cosa ha detto Baroni proprio alla fine di questa brutta sconfitta. Al termine della gara è amaro il commento del tecnico giallorosso che punta il dito sulla mancata reazione dopo il primo gol della Cremonese. Loro dopo il gol poi specialmente, che insomma è stato anche un gol importante, però noi dovevamo gestire meglio quella palla che schizzava fuori, lo sapevamo, l'avevamo preparata, sapevamo che loro avevano due tiratori da fuori, Valzania e Castagnetti, dovevamo essere più
più reattivi nell'uscire fuori. E poi da lì la squadra, noi siamo scesi mentalmente, loro sono saliti mentalmente, atleticamente. Da lì poi è stato difficile perché non abbiamo più vinto un contrasto, non abbiamo vinto più un duello. Quindi. Una sconfitta però che può essere terapeutica secondo Baroni e che può segnare la sveglia prima dell'impegno in casa contro il Como. L'episodio non può spezzare gli equilibri di una gara, devi assolutamente rimanere dentro la partita. E questo comunque è una situazione che, ripeto, non ci servirà molto, e quindi se una sconfitta doveva venire è meglio sia venuta così, perché in questa maniera così ci sono una bella sveglia. Lo avete sentito dai titoli, la Virtus Francavilla ha battuto il Taranto per 2-0 nella gara di Coppa Italia, la doppietta è stata griffata da Pasquale Maiorino. Con una doppietta di Pasquale Maiorino all'ottavo e al 21esimo del secondo tempo, la Virtus Francavilla batte il Taranto e passa il turno in Coppa Italia. 2-0 per i padroni di casa, il punteggio finale. Meglio il Taranto nel primo tempo, nella ripresa invece Virtus Francavilla sugli scudi segna e vince la squadra di Taurino. Poche le emozioni sugli spalti, una buona cornice di pubblico, la terza, allenatore rossoblù, non schiera il nuovo arrivato, Giuseppe Giovinco. Nel primo tempo soltanto due brividi, al 16esimo con una punizione di Maiorino, e al 26esimo il portiere Nobile esce su Saraniti lanciato a rete. Nel secondo tempo all'ottavo prodezza di Maiorino che sblocca il risultato, il numero 7 tarantino di nascita al 21esimo raddoppia con un destro al volo. Al 37esimo nel secondo tempo momento di tensione in campo per un fallo di Ekuban ammonito poi insieme con Marsili. Virtus Francavilla batte Taranto 2-0 per la Coppa Italia e domenica sarà campionato. E ascoltiamo ora le dichiarazioni dei due tecnici a fine gara, Taurino e la terza. Ci sta qualche errore, stiamo lavorando, che è la cosa più importante. Abbiamo affrontato secondo me una buona squadra, perché il Taranto è una buona squadra con un'identità ben precisa, l'avevo detto già prima della gara. Devo dire, secondo me eravamo partiti anche discretamente bene, gestendo bene il ritmo della gara, che era quello che avevo chiesto ai ragazzi. Poi abbiamo fatto un paio di errori banali in uscita e abbiamo innescato la loro ripartenza, dove sono forti perché hanno gamba e hanno qualità. E siamo andati un po' in affanno mentalmente. Poi il secondo tempo siamo ripartiti bene, secondo me la gara era comunque equilibrata e poi il gol di Pasquale sicuramente ha rotto l'equilibrio, ha fatto un gran gol. Abbiamo trovato una buona giocata interna, lui poi questa qualità ce l'ha, questa qualità di calcio, e sta lavorando benissimo e quindi penso che sia il giusto premio a un ragazzo che sin da ritiro, devo dire, ha fatto un grande lavoro per mettersi in grande condizione. Io penso che abbia fatto una buona gara in tutti i 95 minuti, e purtroppo abbiamo commesso quell'errore sul gol di Maiorino, sia nel primo ma anche sul secondo. Nel primo ci siamo staccati un po' troppo su un fallo laterale, abbiamo concesso a lui la possibilità di calciare dal limite, gli dobbiamo essere più bravi e non possiamo permettere assolutamente a un giocatore di quelle qualità di lasciargli la possibilità di controllare e di calciare, dobbiamo essere più bravi nell'uscita. E nel secondo poi quella palla in orizzontale abbiamo lasciato tanto campo a loro, e in queste occasioni dobbiamo capire che dobbiamo essere più tranquilli, possiamo anche andare sotto di un gol ma dobbiamo mantenere la lucidità e la tranquillità perché mancavano ancora 30 minuti e c'era tutta la possibilità per recuperarla. Parliamo ora del Brindisi, nuovo sponsor maglia per i biancazzurri, è stato presentato in conferenza stampa presso lo stadio Franco Fanuzzi. Intanto il Brindisi continua a lavorare, domani amichevole con la città di Isernia e alle 16.30 diretta su Antenna Sud. Vediamo. Il Brindisi è un nuovo sponsor maglia per la stagione 2021-2022. Si tratta della società di raccolta rifiuti cittadina Ecotecniche, un segnale di riorganizzazione che guarda l'economia del territorio, ha sottolineato il presidente del sodalizio biancazzurro Daniele Arigliano, in conferenza stampa presso lo stadio Franco Fanuzzi insieme al direttore di Ecotecnica Federico Zilli, che si affianca per la prima volta al mondo del calcio. Martedì intanto atteso il primo test amichevole dal ritiro molisano del Brindisi con l'allenamento congiunto tra
la squadra di mister Chianese e Città di Isernia, società militante nel campionato di eccellenza. La gara alle 16.30 sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud 85. Fare forza sull'economia del territorio è fondamentale, al di là se sia uno sponsor da XK o molto meno, perché il Brindisi ha la grande fortuna che non ha mai sfruttato finora di essere un bacino di utenza comunque importante, non un bacino di utenza di 7, 8, 10 mila abitanti, ma è una città abbastanza grande. Quindi oltre che fare affidamento su degli sponsor importanti, è importante anche affiancarsi dei piccoli commercianti che possono dare il loro contributo in qualsiasi forma. È la prima volta in assoluto nel calcio, perché non abbiamo mai sponsorizzato nessuna squadra, quindi ci sembrava, diciamo, un aspetto importante ridare alla città in termini di vicinanza anche ad una società nuova che sta intraprendendo un percorso secondo noi difficile, perché diciamo, gestire il calcio è una cosa abbastanza complicata, quindi volevamo di concerto anche con il presidente cercare un attimo di dare una mano alla squadra e quindi anche alla città e di essere vicini come lo siamo stati per il basket e lo saremo ancora anche per quanto riguarda il calcio. Torna questa sera alle 21 lo speciale calcio mercato, si entra davvero nel vivo delle trattative, tutto quanto riguarda appunto le squadre pugliesi. Anche quest'anno Antenna Sud vicina al calcio pugliese, è stato un weekend di calcio intenso quello che abbiamo vissuto, avete visto quanto è accaduto ieri, domenica, ma anche sabato c'è stato da divertirsi, e andiamo a vedere che cosa è accaduto alla Venezia. Il Monopoli ha passato il turno e vediamo il servizio. Davanti al presidente di Lega Pro Ghirelli, spettatore d'eccezione, il Monopoli supera i calci di rigore il Potenza e accede al secondo turno di Coppa Italia di Serie C, dove incontrerà il Palermo. Starita e tiri del dischetto decisivi per una partita che ha messo alla prova per 120 minuti il 21 di agosto le gambe dei giocatori scesi in campo. Colombo prova subito l'assetto con tre under, schierando Loria, Arena e Novella dal primo minuto, dall'altra parte i titolari Liex, Zampa e Maestrelli, solo panchina per Salvemini. Biancoverdi avanti poco prima della mezz'ora, fallo di Marcone su uno scatenato Ghiebre, che rigore procurato a parte è stato assieme ad Arena uno dei migliori in campo. Sul dischetto ci va Starita, che non sbaglia. Lo stesso attaccante napoletano ha l'occasione per raddoppiare in chiusura di primo tempo, ma questa volta sbaglia il tiro dal dischetto che egli stesso si era procurato. Nella ripresa il Potenza agguanta il pari con il difensore Gigli dopo un'ora di gioco, poi non si concretizzano occasioni da ambo i lati e 120 minuti si chiudono 1-1. Si va dai tiri dal dischetto, il Monopoli infallibile, assegno Mercadante, Arena, Langella e Starita. Decisivi per i lucani invece gli errori di Coccia e Volpe. Passa il Monopoli e si regala una bella iniezione di fiducia per il debutto in campionato contro il Catania. Assolutamente sì, una bella iniezione di fiducia, diceva Flavio Insalata, per il Monopoli. E adesso invece vediamo quanto è accaduto al Bari, che sicuramente non ha avuto una buona iniezione di fiducia, anzi ha steccato la prima la squadra biancorossa, battuta dall'Andria sul rigore. Vediamo. Fa festa l'Andria al San Nicola, i federiciani di Panarelli battono 1-0 un Bari rimasto letteralmente al palo. L'11 di Mignani fa la partita ma sbatte sul legno, quello andriese approfitta di una disattenzione di Sabbione e porta a casa una qualificazione meritata per la gestione del vantaggio. C'è Simeri con Antenucci nel Bari, gli ospiti non schierano di piazza in ritardo di condizione partendo con Spano e Bubas davanti. Bari pericoloso dopo 16 minuti con un esterno della rete colpito da Antenucci sugli sviluppi di un corner. Ancora il 7 del Bari va vicino al bersaglio grosso 5 minuti più tardi, ma il suo tiro a giro termina di pochissimo alto. A 10 dal termine il palo a dire di noi padroni di casa, con una conclusione dai 20 metri di Maita, bravo a smarcarsi. Al 37esimo l'episodio che decide il match, Sabbione frana su Bubas e per il direttore di gara non ci sono dubbi, tiro dagli 11 metri che lo stesso argentino realizza battendo all'incrocio un Frattali rimasto immobile. Il Bari riparte forte nella ripresa, dopo due minuti accelerazione di
D'Enrico, ma Siveri non ci arriva per un soffio. 10 minuti più tardi, buona volontà, manca di pochissimo il raddoppio, anticipando Frattali ma non centrando lo specchio. Entrano Che Dire e Botta e qualche minuto dopo si rendono protagonisti. L'attaccante riceve e parte verso la porta. La sua conclusione sbatte sul palo e sulla respinta l'Andria si salva, deviando fuori il tiro di D'Enrico. A 5 dalla fine, Frattali a salvarsi a tu per tu con Carullo. Poi l'ultimo spunto bianco-rosso con il riflesso di Vandelli, che nega ancora la gioia del gol al debutto per Che Dire. Fa festa l'Andria, il Bari riparte con una delusione. Spera in un proseguo di stagione diverso, ma per cambiare rotta c'è parecchio da lavorare. Era l'ultimo servizio, grazie a tutti per l'attenzione e ovviamente buon pomeriggio.